Cari amici, ma soprattutto amiche di Junkfully! Soprattutto amiche di Junkfully! Ma guarda che bei baffi che ho! Ogni promessa è debito, mi sono tolto la mia bellissima barba a chiazze ed è uscito fuori come un baccarozzo che si trasforma in farfalla questo magnifico paio di baffi. Quanto sono belli? Ma fai schifo, ma fai, porca miseria! Comunque, quante volte nella vita avete detto no, non ho voglia di pizza, avrei voglia solo di una fettina di pizza. Io mai! mi sembra giusto e sono d'accordo con te, neanche a me è mai venuta voglia, a meno che della fetta in questione non si tratti di una fetta gigante. Che è quello che andremo a fare oggi. Oggi vi insegneremo a fare una fetta di pizza gigante. Quindi per l'occasione ho preparato un fantastico impasto che ha lievitato ore ed ore ed è pronto per essere trasformato in una fetta gigante di pizza margherita. Ma prima di iniziare ricordatevi di supportare il canale. Mi fai stare proprio lì, no? Intenso. Iscrivendovi se ancora non l'avete fatto, mettendo like a questo video, commentando e condividendo. Vogliamo iniziare, amico mio? Assolutamente sì. Iniziamo. Tra l'altro, che felice coincidenza che facciamo un video sulla pizza mentre ho questi fantastici baffi. Ma soprattutto questa magnifica maglietta. Che potete trovare sul nostro store, trovate il link in descrizione. Comunque, con questi baffi posso fare l'italo americano, no? Tipo, mamma mia, it's a me, Mario! Ma andiamo avanti. Comunque ragazzi, noi abbiamo qui 420 grammi di impasto per pizza, fatti ieri sera con tanto amore. Qui abbiamo una fantastica teglia che ungiamo con un po' d'olio, lo spalmiamo per bene, riprendiamo il nostro bellissimo impasto e cominciamo a stenderlo. Chiaramente, dovendo fare una fetta gigante, non gli daremo una forma tonda, ma una forma simil triangolare, diciamo. Guarda che impasto elastico che ti ho fatto, ti è? Era da un po' che non facevi morire i pizzettai napoletani, dall'Instagram pizza. Eh sì, siamo sopravvissuti in troppi, è giusto sfoltire un po', capito? Ovviamente non deve essere super perfetta, perché poi una volta cotta gli date una tagliata e gli diamo la forma triangolare. Eh sì. Taglia tutto, biascica. Quindi abbiamo fatto una forma bene o male triangolare. Adesso mettiamo la pommarola, la mozzarella, un po' d'olietto, un po' di sale e si inforna. Abbiamo fatto la salsa con pomodoro, basilico, olio e sale, quindi proprio classica classica. E la andiamo a mettere sulla nostra pizza. Senza esagerare, che sennò non si cuoce troppo bene. Messo il pomodoro, andiamo a mettere la mozzarella. Io ho fatto delle listarelle, queste qua le sbriciolo un pochino e facciamo un po' più copertura all'americana, no? Alla New York style. Mettiamo gli ultimi due pezzettini di mozzarella, un filo d'olio, un pizzico di sale e la nostra slice di pizza gigante è pronta per essere infornata. Quindi, uscita dal forno e dopo averla ritagliata un pochino, viene così. Due fettine di pizza, sta a casca tutto. Piccole, per chi non ha fame vuole appunto una sola fetta di pizza, ragazzi. Quanto è bella. Cheers! Cheers! Mamma mia! Che goduria mangiarla così! Sembra Totò tipo su Miseria di Città, no? Mamma mia! Certo, che bello! Buona, sì, è veramente buona, vero? Mm-hmm. Ho migliorato il mio impasto ed è un signor impasto, attenzione! Poi col basilico, che vogliamo dire, coltivi qui sul balcone, no? Sul balcone. Col sole del Ticino, cresce molto preciso perché è svizzero. Comunque che bello che, mangiando la pizza in questo modo, ho dato alla mia mamma un altro motivo per vergognarsi di me, oltre per i baffi. Che poi ti senti meno un colpo, perché mia madre adesso mi chiederà: cosa hai mangiato a pranzo? Ma una fetta di pizza. Posso. Mamma mia, no, devo dire che è venuta veramente veramente buona. Comunque, cari amici, se volete essere sempre spoilerati su queste pazze ricette che facciamo, ricordatevi di seguirci su Instagram sul profilo @junkfully. Guarda, ti giuro, guarda, è un peccato finirla, perché mi ci sono affezionato, l'ho vista crescere questa pizza. Quindi questa era la nostra ricetta facile su come preparare una fettina gigante di pizza.
pizza. Io direi che possiamo anche chiudere qui il video e gustarci questa fettina dietetica di pizza margherita in santa pace. Ragazzi, se il video vi è piaciuto vi ricordiamo di mettere like, commentare, condividere e di iscrivervi soprattutto, perché dobbiamo arrivare a 100.000 iscritti. Dai, cioè, gente che fa pizza di questo livello si merita 100.000 iscritti. Poi, con sti baffi, non ve volete iscrivere? Prometto, li taglio domani, promesso. Non vi preoccupate. Chiudiamo qua, amico mio. Chiudiamo qua. Direi che d'occhio doppiato è tutto. Ci vediamo alla prossima pizza con i baffi. Ciao. Bravo, sei arrivato alla fine del video. Quindi che fai? Vuoi chiudere? Intazzardà, guardatene un altro paio, va. Ti rilasciamo proprio qui, alla schermata finale. Clicca e vedete un altro video.